sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Gentili ascoltatori, buonasera, sono le 19.04 in studio a Venezia a Pianeta Oggi TV, testata giornalistica All News, Massimo Bonella per una breve introduzione a quello che sarà poi il programma Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Diamo uno sguardo alle notizie più importanti, soprattutto quella che emerge in primo piano. Dunque, ha confessato il padre Tony ha confessato il padre Tony Essobti, 24 anni, l'uomo che ha ucciso a Cardito in provincia di Napoli a calci e pugni, pensate, il figlio di 7 anni della sua compagna e massacrato la sorellina, salva per fortuna malgrado le tumefazioni dovute alle botte e ricoverata al Santo Bono di Napoli. Ha giustificato il padre il gesto dicendo che i bambini, saltando sul letto, avevano rotto la testata appena comprata con tanti sacrifici. Questo ha fatto partire la furia omicida che la madre sembra non abbia potuto evitare. L'uomo è in stato di fermo. Dice la piccola ricoverata, ci ha picchiati con un bastone. L'uomo, di mestiere ambulante, è nato in Italia da padre tunisino e madre della provincia di Napoli. Ed ora uno sguardo alla nostra testata giornalistica, la homepage. In primo piano sempre purtroppo la crisi delle radio televisioni locali in Italia. Dunque qui c'è un filmato dove in questo video Antonio Diomede, presidente dell'AREA, Radio Televisioni Europee Associate, racconta a Telesirio, televisione abruzzese, la travagliata storia delle emittenti locali. Poi a seguire, sempre a cura dell'AREA, un altro filmato dal titolo Nuove tecnologie, commento di Rainero Schembri, che noi conosciamo bene, per lo spazio riservato al sociale dalla REA. Poi ancora, crisi delle RTV locali, in questo filmato Maria Letizia Compatangelo, attrice di molte commedie e presidente del CENDIC, Centro Nazionale Drammaturgia Italiana, esprime la sua solidarietà alle piccole medie radio e TV a rischio di chiusura. Si ringrazia per la collaborazione Rainero Schembri. Poi un articolo molto importante tratto da Antimafia 2000, dal titolo Così la Cina ha colonizzato l'Africa in meno di 10 anni senza violenza. Ecco, vi invito a leggerlo in maniera molto attenta perché la dice lunga. Poi ancora la Grande Albania, un rifugio sicuro per il jihadismo internazionale, a cura di Margherita Furlan. Poi ancora Leal salva le capre di Valle Lepri. Poi ancora, di nuovo abbiamo che si rinnova l'appuntamento settimanale di approfondimento giornalistico, che è un po' simile a Pianeta Oggi Reporter, dal titolo La Freccia di Margherita Furlan. Anna Tuv, la guerra e l'inferno sulla terra. Poi abbiamo un filmato dedicato agli Our Voice, o meglio un filmato degli Our Voice dedicato a Paolo Borsellino. Si ricorda la nuova trasmissione di Radio Science che ha preso posto, che ha, diciamo così, è andata a sostituire quel buco che si era aperto, vale a dire a sostituire Osservatorio Antimafia del mercoledì sera, dal titolo L'Altro Parlante. Quindi lo ricordiamo, ogni mercoledì alle 20.30 questo appuntamento con il collegamento diretto con Radio In di Palermo, dove in studio ci sarà Mauro Faso. Naturalmente con lui ospiti, collegamenti vari anche di personaggi molto noti nel campo dell'antimafia e della legalità.
Poi ancora, nuovamente, ritroviamo La freccia di Margherita Furlan, La corda sull'abisso, seconda parte. Poi La freccia, sempre un altro numero della Freccia, dal titolo Il mondo nuovo come progetto sociale, intervista a Enzo Pennetta, saggista. Quindi uno speciale, in fondo pagina, dell'associazione Funima International, un docufilm realizzato e presentato da Giovanni Bongiovanni, presidente della Funima International Onlus. Vi ricordo anche il sito internet di questa importante associazione, funimainternational.org. Dunque, prima di dare la linea ad Adriano Appi, che è già pronto collegato da Pordenone con la regia centrale di Radio Sirius con Rosario Moreno per la produzione di Pianeta Oggi Mente nel Mondo, ecco, vi ricordo anche un altro fatto importantissimo, perché la memoria non può essere cancellata, ma deve essere rinnovata. Abbiamo passato il 27 gennaio il giorno della memoria, mai più una cosa del genere, la Shoah, l'Italia ha passato in quel periodo delle situazioni veramente da inferno, nel vero senso del termine, una cosa che ci pare impossibile, pensare che qualche decennio prima le città si stanno sviluppando con i primi tram, vi ricorderete sicuramente quando se fate un po' in mente locale in alcuni filmati di archivio o anche quando ci sono delle trasmissioni di approfondimento di questo tipo, ecco, un'Italia che stava crescendo e dopo tutto ad un tratto questo scatenarsi che non si riesce a capire come, questo delirio, no? Nazista, fascista e con tutte le conseguenze che poi ha portato, nuclei familiari presi dalle loro case e buttate dentro ai forni crematori in Germania. Sono diciamo queste giornate che si rinnovano ogni anno, sono dei momenti che dovrebbero avere un silenzio solenne, un silenzio commovente, perché una cosa del genere non deve assolutamente più ripetersi. Una cosa, quello che c'è stato è gravissimo, è una cosa ingiustificabile, da condannarsi assolutamente, e da condannarsi altresì in ugual misura le polemiche che vengono fatte in questi giorni, dove appunto ricordano questi momenti così brutti, queste disgrazie, queste morti, queste famiglie trucidate, queste polemiche di ogni volta che si rinnovano puntualmente, dicendo ma si ricorda solamente la Shoah dei nazisti e non gli altri diciamo olocausti. Non è così, perché gli altri olocausti, come le foibe, le stiamo cominciando a ricordare per fortuna, ogni anno cominciamo a parlarne sempre di più, e non solo, anche le altre, diciamo i Tesa Palesidos ad esempio, che sono da ricordarsi non solamente nelle ricorrenze, ma anche fuori dalle ricorrenze, con trasmissioni di approfondimento, con degli speciali, per tenere sempre alta l'attenzione su una cosa che non deve più ritornare. Tutti quei studenti in America Latina presi, fatti sparire, tanto per ricordare un attimo, sono cose che non si possono assolutamente accettare, e quindi queste cose devono essere rinnovate anche diciamo, cioè la memoria deve essere rinnovata anche fuori delle ricorrenze. Però nel momento in cui, come il 27 gennaio, che stiamo ricordando una cosa che ci appartiene perché è successo in Italia, è ovvio che c'è un'attenzione maggiore, è ovvio questo. Però ecco, avere almeno l'attenzione, la correttezza di rispettare tutte queste morti, queste famiglie barbaramente, a dir poco, barbaramente uccise, ok? E quindi evitare le polemiche. Magari questo discorso qua si potrebbe farlo fuori di quella giornata lì, di dire ma non si ricordano tutti gli olocausti, ma non proprio durante quella giornata. Rispettiamo, dico io, quelle morti che ci sono state, quelle stragi, che è successo l'inferno. E quindi fare queste polemiche proprio in quel giorno è veramente, insomma, vergognoso. Le facciamo perché è giusto ribadire che vanno ricordati, come ripeto, anche gli altri olocausti, ma fuori di quella giornata,
rispettiamo quei morti. Sono le 18, anzi le 19.14, ecco, so che il nostro editore Rosario Moreno è sensibile a questo discorso. Guarda, io prima di dare la linea ad Alviano ti pregherei proprio 2 minuti se vuoi dire la tua su questo, e poi darei tu la parola ad Alviano per dare l'inizio alla trasmissione, alla vostra trasmissione Pianeta Oggi 20 nel mondo, se sei d'accordo Rosario. Graderei tanto un tuo commento su questo. Massimo, solo proprio un minuto, volevo solamente salutare tutti i nostri ascoltatori, chi l'ospite di questa sera, Alviano, te, e c'è poco da dire su questa cosa, perché quando si parla delle foibe, quando si parla di tirannia, non c'è niente da fare. Quando ci sono morti, sempre dopo ci ricordiamo. Ricordiamoci anche dei palestinesi che vengono uccisi costantemente dagli israeliani, però. Dico soltanto questo, però voglio dare subito la parola ad Alviano, perché sono le 19.15 e abbiamo già un ospite, si parlerà di un argomento interessante questa sera. Alviano, se ci sei, perché abbiamo anche un problema tecnico con Alviano, vero Alviano? Sì, ci sono e vi sento bene. Tutto a posto quindi, mi senti? Tutto okay. A posto. Mi arrivi con l'eco. Mi stai arrivando con l'eco in questo momento. Hai per caso ripristinato Skype? Vediamo un attimo. Posso andare? Mi arriva l'eco. L'eco? Anche sì, così? Sì, chiudi la chiamata, ti richiamo, perché secondo me si è ripristinato il contatto audio con Skype. Proviamo a togliere lo Skype allora. No, prova a togliere. Non ci sia un contatto. No, tu stai parlando via telefono adesso. Se chiudi la linea telefonica, sì. Chiudi la linea telefonica un attimo, ti richiamo io semmai se ci sono problemi. Okay. Chiedo scusa all'ospite di questa sera, ma ci sei Alviano? Alviano, ci sei? Niente da fare. Alviano? Non so perché. Secondo me, Rosario, vi conviene spegnere il computer e andare solo col telefono. Sì, sì. Ok, lo sto chiamando a telefono, Alviano. Adesso chiedo scusa all'ospite, ma c'è un problema con l'audio. Ci sentono loro, però non riusciamo a sentire loro noi. Alviano, ci sei? Perché vedo che c'è la chiamata ancora in corso con Alviano. Alviano, ci sei Alviano? Prova a parlare Alviano, che ho sentito qualcosa. Alviano, niente. Alviano, ti chiamo via telefono. Rispondi al telefono. Vediamo. Alviano, ci sei? Sì, pronto. Ecco, vai, la linea è tua. Niente, con Skype nulla da fare, vai. D'accordo, ti ringrazio. Un buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera affrontiamo il tema della salute e lo affrontiamo con una angolazione particolare, nel senso che proviamo a parlare della malattia come dono, la malattia come un segnale che arriva attraverso il nostro corpo per darci delle informazioni di miglioramento, di cambiamento. E lo facciamo con Carlo Canistraro, che è fisiatra, osteopata, ma con decennali interessi, diciamo, di studi sulla medicina vibrazionale. Allora, intanto, molte grazie Carlo per la tua partecipazione. Buonasera.
Buonasera Charlie a tutti, grazie a te Alviana, è solo un piacere essere qui con voi. Ti faccio una piccola correzione, non sono fisiatra, ma laureato in fisioterapia, che è un po' diverso. Ah, scusami, Nessun problema, no? È perfetto. solo per la correttezza nei confronti delle persone, Di chi ci solo ascolta, di chi ci ascolta. per... Certo. Allora, Carlo, io ho fatto questa premessa perché, diciamo, nel mondo della scienza si stanno aprendo pian piano dei segnali che ci portano a considerare quello che per moltissime persone è un vero dramma. Parlo della malattia, naturalmente a seconda della gravità della stessa, come in realtà un tentativo del corpo di parlare con la nostra intelligenza, con il nostro essere profondo. Allora, io con te vorrei un attimo partire però diciamo dal nocciolo duro in cui ancora oggi ci troviamo con la scienza, cioè un poco dal cosiddetto dogma del DNA, cioè che il nostro comportamento è legato al nostro bagaglio genetico, per cui siamo in qualche modo nella nostra vita determinati dai caratteri avuti in eredità. E che cosa sta cambiando rispetto a questo? E che cosa il dogma, diciamo, del DNA, del bagaglio genetico ha determinato fino a questo momento? Certo, è una domanda molto interessante e molto articolata. Cercherò di renderla semplice la risposta. È da sempre, da molti anni, che si parla del DNA, da quando Watson e Crick hanno scoperto il DNA e ne parlano. Tutti i libri, anche i libri scolastici, dalle scuole elementari fino all'università, io ho fatto 3 anni di università, mi ricordo benissimo, erano un po' di 25 anni fa, ne parlavano di questo determinismo genetico, cioè è la genetica che determina il nostro comportamento. Negli ultimi anni c'è una corrente della biologia, epigenetica cosiddetta, che comincia a mettere in discussione, anzi l'ha messa in discussione in maniera importante, questo dogma, perché in effetti dall'89 al 2001 è stato fatto un grosso lavoro di ricerca sul DNA, è stato fatto un progetto proprio a livello internazionale con i migliori ricercatori della genetica, e a conclusione di questo però effettivamente è stato detto che c'è ancora molto cammino da fare, ma in realtà c'è stato un grosso problema, perché a quel tempo si conoscevano 150.000 geni e a quel tempo si sapeva, a tuttora è così oggi, che a un gene corrispondeva una proteina. Il problema è qual è? Che loro, l'idea è quella: conosciamo 150.000 proteine, quindi ci aspettiamo di trovare 150.000 geni per il rapporto 1 a 1. La cosa interessante è che dopo 12 anni di ricerche sono stati trovati solo 23.000 geni, il che vuol dire che il paradigma un gene uguale a una proteina non funzionava, e da lì, quindi si parla del 2001, quindi non è troppo distante dal tempo d'oggi. Siamo ancora in una condizione di non avere queste grandi conoscenze sul DNA in maniera precisa, ma la biologia epigenetica è andata oltre a questo e dice: ma noi non siamo determinati direttamente dalla nostra mappatura genetica, ma c'è il nostro comportamento ha a che fare con quello che è l'ambiente che ci circonda. Noi rispondiamo all'ambiente. E questa risposta ambientale che transita attraverso i nostri sensi, evidentemente, arriva al cervello, poi il cervello guida attraverso il DNA la produzione di quello che serve, però in funzione del sistema ambientale. Voglio dire, un organismo che vive in un contesto di guerra, ammettiamo, sarà predisposto, perché la lettura intorno a sé è di attacco, guerra, difficoltà. L'organismo si preparerà esattamente in funzione di reagire a questa condizione e quindi creerà un sistema di proteine e di una scaletta di informazioni che permetteranno al sistema di rispondere al meglio a questa condizione ambientale. E pensate, evidentemente, un bambino, un ragazzo, un adulto, chiunque sia, che vive in un contesto di armonia, di pace,
comprendete che il sistema andrà a trovare un adattamento diverso dal prima. Perché? Perché l'ambiente dà uno stimolo completamente diverso e quindi la risposta all'ambiente attraverso l'epigenetica permetterà una condizione completamente diversa nei due casi. E questo è un dato molto molto interessante che si incomincia a parlare in questo periodo, però purtroppo sui libri ancora è poco trascritto, ecco, se vogliamo dirlo. Sì, diciamo che le persone sono assolutamente ancora distaccate da questo concetto che mi sembra di capire. Io ho un ambiente e a seconda di come lo interpreto ho un effetto su di me. In qualche modo la mia interpretazione di che cosa succede diventa estremamente importante. Esatto, e aggiungerei una cosa, Diano, chiedo scusa se ti interrompo, che questa interpretazione, bisogna sottolineare, non è razionale, ecco, non è un'interpretazione dovuta dalla nostra corteccia che fa un ragionamento. Si parla di interpretazione, se vogliamo rimanere con quella parola, o decodifica si potrebbe dire, a livello biologico. Cosa vuol dire? Qual è la differenza tra una interpretazione di tipo psicologico e biologico? È molto importante questa differenza. La psicologia ha a che fare col nostro ragionamento, quindi con la nostra corteccia. La biologia, invece, parla di automatismi, parla dell'inconscio, è il sistema che risponde in maniera automatica bypassando la nostra corteccia. Questo è molto 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 importante da considerare. Quindi quando si parla di interpretazione bisogna accostarla sempre alla parte biologica, dove noi non abbiamo possibilità di interagire così facilmente in modo diretto, lo si fa in maniera indiretta, ma il sistema sta rispondendo, interpretando a livello biologico la situazione. E questo è molto importante da sottolineare. E quindi, come conseguenza, diciamo, dov'è che nasce questa interpretazione nuova della malattia come dono, come messaggio, come possibilità di cambiamento di un qualcosa che non funziona? Certo. Allora, racconto una breve storia che fa parte un po' del mio curriculum e del perché io oggi mi permetto di parlare così, ovviamente dicendo che quello che io dico parla della mia esperienza, non vuole assolutamente essere una verità assoluta per nessuno, però come esperienza personale che io verifico ogni giorno, perché io come terapista la verifico di giorno con i miei pazienti, ma la verifico anche in famiglia con i miei familiari, le mie figlie, mia moglie e con me stesso soprattutto. Quindi parto dall'esperienza personale per arrivare poi a un'esperienza condivisa con i miei pazienti. Ecco, questa esperienza parte un po' dal fatto che quando sono nato, per esempio, è morta mia mamma di parto, e la mia domanda era come mai questa cosa qui, voglio dire, dov'è la bellezza della vita quando la vita stessa porta via un genitore, no? Così presto a un bambino. E io ho vissuto i primi 12 anni della mia vita con questo senso di colpa, poi, perché avevo la colpa che mia mamma era morta a causa mia, no? La cosa straordinaria è che la vita poi a un certo momento mi ha dato l'opportunità a 12 anni, attraverso una visione che ho avuto, no? Una visione proprio di immagine della mia quotidianità, quel senso di colpa era sparito. Assolutamente sparito, ed era rimasto unicamente un senso di pace profondo che al tempo io non avevo colto, non avevo capito perché era successo quel cambiamento, ma mi godevo il cambiamento perché non avevo più quella sofferenza di quella colpa lì. Quando invece ho avuto 21-22 anni, quindi quando ho letto dei libri, ho fatto delle esperienze, sono andato a capire cosa era successo o cosa era potuto succedere, ed è quello che mi sono convinto che era successo, è che mi sono permesso di comprendere che nella vita tutto aveva un senso, e quindi anche la morte di mia mamma in quel momento lì, benché io fossi appena nato, aveva un senso per me. E da lì ho cominciato a fare un percorso attraverso poi la fisioterapia, attraverso altri corsi che ho fatto, e sono andato a comprendere come
effettivamente ci sono stati delle persone importanti nella mia vita che mi hanno aiutato moltissimo in questa comprensione, e io ho capito veramente e sperimento ogni giorno che tutto quello che ci accade veramente è al servizio della nostra coscienza. È come se la coscienza ogni tanto ha dei bug. Bug vuol dire che la nostra mente conscia non ha accesso alla nostra coscienza in toto, e ogni tanto però la vita ci permette di accedere nel buio della nostra coscienza per portare della luce, e questa luce alle volte la medicina la chiama malattia perché ci sono dei sintomi che possono essere fisici piuttosto che emozionali. E in tutto questo contesto si può di nuovo riguardare, non dico tutta la medicina, non voglio parlare in grande, ma dico guardare l'esperienza chiamata malattia, che ha a che fare con i sintomi, si può riguardarla o riosservarla mettendo in luce quello che potrebbe essere veramente un messaggio che la vita ci offre attraverso anche una sofferenza, che non necessariamente la vita ci porta sempre cose meravigliose, ma il meraviglioso è sempre un giudizio che noi mettiamo davanti a un evento. Davanti a un evento abbiamo tendenze, siamo stati addestrati a giudicare: questo è giusto, questo è sbagliato, questo va bene, questo assolutamente no. Ma in realtà l'evento è neutro. Se noi non lo giudicassimo, l'evento ha un principio che sta dietro all'evento stesso. Se noi potessimo guardare e fare riferimento solo al principio, uscendo dal giudizio, tutto sarebbe più semplice. Perché è molto facile accettare un ammazzo di rose, è molto meno facile accettare uno schiaffo. Allo stesso modo è molto semplice accettare di avere un raffreddore, è molto più difficile accettare di avere una malattia che ci mette a rischio la vita. E quindi in questo cammino che ho fatto e in questa sperimentazione costante, proprio è proprio un lavoro in progressione giorno per giorno, quotidiano, io mi rendo conto che sono sempre più vicino a questa idea che tutto ha un senso, ma tutto vuol dire non solo la malattia, anche gli eventi della nostra vita. Non c'è il caso, questo è un mio modo di vedere. Io non riesco a vedere il caso nelle cose, quindi quando succede qualcosa, la prima domanda che mi chiedo: qual è il senso per me di questo accadimento? O se facciamo riferimento a una malattia, qual è il senso perché questo sintomo o questa malattia si sta esprimendo in questo momento nella mia vita? Ecco, quindi in qualche modo come possiamo interpretare i messaggi che ci vengono da una persona può avere un tumore, una sclerosi? Adesso sto parlando delle cose che veramente ci preoccupano, perché come dicevi tu possiamo accettare facilmente un raffreddore, ma molto più difficilmente possiamo accettare qualche cosa che ha delle complicanze, può essere cronico o può essere alla fine letale. Certo. Com'è che possiamo riconoscere che sta iniziando un messaggio per noi? Come ci parla il corpo? C'è un modo per intenderlo, per capire? Sì, dire così in due parole, esprimere questo principio di cui mi stai chiedendo è difficile, nel senso che quello che è fondamentale è intanto spostarsi, cioè cambiare il paradigma di lettura. Cioè siamo stati addestrati un po' dal sistema, un po' dalla cultura della nostra famiglia, della scuola, del nostro medico, delle conoscenze dei nostri amici, a guardare per esempio la malattia come un accadimento legato magari a dei batteri che ci attaccano, qualcosa che dall'esterno, no, che dobbiamo combattere, dobbiamo resistere in qualche modo, no? E questa è una visione legittima, è legittimata, niente da dire, ma è una visione. Da lì a dire che una visione sia una realtà, che ha un valore per tutti, io faccio sempre un po' fatica. E guardando la mia esperienza, ecco, la cosa fondamentale è, devo imparare a guardare con nuovi occhi. Cosa vuol dire guardare con nuovi occhi? Davanti a un evento, che può essere una malattia, qualsiasi cosa essa sia, se io lo guardo sempre dallo stesso punto di vista, arriverò sempre alle stesse conclusioni. La difficoltà è quella di spostarsi. Se io faccio due passi
in parte a latere, la mia visione può cambiare. Posso arrivare a guardare e a osservare la stessa cosa da un punto di vista diverso, che mi permette di arrivare, per esempio, a delle conclusioni un po' diverse. Quindi la vera difficoltà non è tanto oggi interpretare le cose, perché è inutile interpretare le cose se io ho la stessa visione. Se ho la stessa visione, faccio fatica a cambiare l'interpretazione. La cosa importante è incominciare a pensare che c'è un'altra possibilità per guardare quello che viene chiamato malattia, e incominciare a incuriosirsi. Ci sono molte informazioni, voglio dire, ci sono tanti libri oggi rispetto a molti anni fa, no? Si può andare su internet, sapendo che internet è sempre un luogo un po' pericoloso, no? Ma ci sono molti autori, molti libri da curiosare, da approfondire, per permettere proprio a ognuno di noi di riprenderci la responsabilità di quello che è il cammino della nostra vita. In questo cammino della vita c'è il cammino anche della salute, altrimenti il rischio qual è? Continuiamo a delegare tutto, e delegare vuol dire semplicemente non prendersi la responsabilità e non essere più autorevoli nel merito di un possibile cambiamento anche di lettura di paradigma. E quindi la responsabilità più grande per me è pensare che ci sono altre possibilità, approfondirle attraverso degli studi, dei libri, studi non così tanto esagerati, semplicemente leggo, però faccio delle letture che sono un po' a latere da quelle che sono, diciamo, le canoniche, per permettermi di osservare se attraverso l'esperienza di vita io, attraverso una malattia piccola piuttosto che una grande, posso guardare con queste nuove conoscenze la cosa e permettermi di uscire dal vecchio paradigma. Perché in fondo quello che provo io personalmente ogni giorno della mia vita, che voglio, cerco, non voglio, chiedo scusa, non è giusto dire voglio, cerco di offrire alle persone, è che oggi la malattia è vissuta molto frequentemente come una paura, è la paura che fa di più della malattia stessa, soprattutto quando la malattia parla di una possibilità di morire, no? È la paura della morte che diventa importante, non tanto qual è la malattia per cui ti arrivi a questo punto qui. E quindi questa paura ha a che fare col fatto che io non sono in grado di oppormi a questo male, e ho bisogno di un medico, ho bisogno di terapeuti, cioè io da solo non posso fare niente, c'è questa incapacità intellettuale di pensare di poter fare qualcosa lì, e c'è questa rassegnazione. E questo è il paradigma che dobbiamo cambiare: se guardare la malattia come un dono al nostro servizio, al servizio della nostra coscienza, per un fatto di evoluzione, di crescita, dove questa crescita è messa in pericolo, certo che sì, ma se noi abbiamo sufficienti risorse per attraversare questo cammino di difficoltà che potrebbe essere una malattia che ci impegna molto, e beh, questo ci permetterà, se ne usciamo, di diventare più maturi, più grandi evolutivamente, aver fatto dei passi da gigante. E guardare così una malattia, beh, la paura s'abbassa, perché nel primo caso io sono in balia del primo virus, del primo batterio, di qualsiasi cosa di cui io non posso fare niente se non affidarmi a un medico, che va benissimo il medico, perché, ma io non posso fare niente su questo. Pensare invece che la stessa malattia lo posso guardare come un dono che è al mio servizio, è un dono, e la domanda è: a cosa mi serve a me oggi, in questo momento della mia vita, fare questo percorso in cui io sto attraversando questa difficoltà che viene definita malattia o sintomo? Io credo che questo sia veramente il primo passo, e per sperimentare questo passo bisogna entrare in una conoscenza, e bisogna alzarsi, come tu spesso dici, dalla sedia, alzarsi da questa sedia e andare a incontrare le informazioni, perché queste informazioni poi messe insieme e integrate con quello che è il bagaglio precedente, e beh, sicuramente ci offrirà una possibilità nuova, che non vuol dire migliore o peggiore, semplicemente nuova, e che ci permetterà di spostarci quel tanto per offrirci un nuovo cambiamento di sguardo rispetto a quello che avremmo fatto se non avessimo fatto nessun tipo di spostamento e cammino. Ecco, da quello che tu dici, io colgo una cosa fondamentalmente, che per l'individuo è molto importante spostarsi dal sentimento della paura e dell'impotenza
al sentimento del duplice. Si può fare qualche cosa, e due, vediamo che cosa si può fare. Quindi a livello il provare emozioni di potenza, di possibilità o comunque anche di curiosità del nuovo mette in moto delle forze diverse. Io sono rimasto molto colpito da un libro che ho letto qualche anno fa, che mi aveva dato una scossa proprio dentro, un libro di Bruce Lipton, La mente più forte dei geni. Adesso cito memoria, ma no, mi sembra il titolo corretto è La biologia delle credenze. Ah, La biologia delle credenze, sì. Quello che riferivi tu è un video, sempre di Bruce Lipton, quello è il video, ma il libro è proprio La biologia delle credenze, ma è perfetto così, sì. Ecco, diciamo quindi il livello emozionale che scatta nel momento in cui io mi apro ad una possibilità, in qualche modo è già una... perché mi fa venire in mente il concetto dell'effetto placebo, per dire. Quindi che cosa può succedere? È molto importante cambiare le emozioni, da quello che dici tu. Sì, beh, l'emozione è un'evidenza che per tutti, che fa qualche cosa a livello del nostro corpo fisico. Se quando siamo davanti a 100 persone dobbiamo parlare, è molto facile per chi non è abituato, che per esempio la saliva incomincia a mancare, la bocca si impasta, il viso si arrossa, c'è un po' di sudorazione in eccesso, no? È un'evidenza questo, voglio dire, questo l'hanno provato tutti, oppure davanti a una bella ragazza che ci piace, o una ragazza davanti a un bel ragazzo che ci piace, succedono delle cose, quindi è un'evidenza che accadono quelle cose. Però per me l'emozione non è prioritaria, l'emozione è una conseguenza. Per me prima dell'emozione, un attimo prima dell'emozione, c'è stata una percezione di quello che ci circonda. Una volta che io ho questa percezione, subito dopo arriva un'emozione. L'emozione è quella che ci permette di portare in coscienza quello che il cervello sta realizzando in funzione del percepito che è stato letto dall'ambiente. Faccio un esempio. Se io sono in un posto dove c'è la guerra, percepirò del pericolo. Il sistema inconscio, quindi torniamo al discorso di prima, la biologia del nostro corpo attiverà un sistema di attacco, difesa per rispondere a questo contesto qua. Ma la biologia lo fa in automatico, però la domanda è, a livello cosciente però qualcuno glielo deve dire, perché il sistema biologico dà un'informazione a tutte le cellule di realizzare una risposta al pericolo, però io devo portarla in coscienza a questo pericolo. E come lo faccio? Beh, l'emozione è esattamente quel qualcosa che mi permette di riconoscere quello che la biologia sta esprimendo come comportamento e come reazione in base alla lettura che ha fatto del sistema ambientale. Quindi se io sono in quel contesto lì di guerra, il sistema biologicamente si prepara all'attacco, alla fuga, e ci sarà una reazione emozionale di paura. La paura è quella cosa che arriva ad ogni cellula e permette la consapevolezza della cellula, e quindi la mia consapevolezza e coscienza che devo mettermi al riparo. Quindi la biologia mi dà l'energia per scappare al riparo o per attaccare se serve, però io poi devo scegliere come farlo, e come farlo lo devo fare a livello conscio. Quindi c'è un primo approccio percettivo che dà una risposta biologica, subito dopo arriva l'emozione che mi permette di prendere coscienza che lì c'è del pericolo e che posso scegliere se attaccare, scappare, scappare in che modo, attaccare con che armi, in maniera adeguata piuttosto che no. E per me questa è l'emozione, non è mai di prima acchito, non è l'emozione che ci guida, ma è la percezione che poi ha bisogno del supporto emozionale per rendere coscienza alla lettura. E non so se sono stato abbastanza chiaro. Sì, è molto utile anche proprio capire i passaggi con cui avvengono queste
questi processi. Posso aggiungere una cosa, sì, che forse semplifica ancora? Facciamo un esempio sempre della guerra. È come se la mia biologia mi avvisa che c'è la guerra e quindi mi predispone all'attacco e fuga, ma io non avessi paura, perché l'emozione della paura non compare, cosa succede? Che io ho questa energia per attaccare o scappare, ma non ho consapevolezza e potrei rischiare di mettermi in pericolo, perché uscirei all'aperto perché non ho colto il pericolo. La stessa cosa succederebbe al contrario. Il sistema biologico non legge il pericolo, perché? Perché non lo riesce a leggere, quindi non mi dà l'energia per l'attacco o la fuga, ma io ho paura. Però se ho paura e voglio scappare, ma il sistema biologico non mi dà l'energia per farlo, io sono comunque fregato. Quindi rimango impietrito, diciamo. Esatto, quindi è fondamentale che il sistema conscio e inconscio siano collaborativi. Però è chiaro che il sistema inconscio è quello che per primo risponde ed è quello che ci dà veramente delle possibilità di uscita. Perché se non ho energia a disposizione per scappare o attaccare, io posso capire che c'è paura, posso volere scappare, posso volere attaccare, ma se non ho l'energia per farlo, io rimango lì inchiodato. Non so se ho reso, forse così è più chiara la cosa. No, certamente. Allora, io ti volevo anche chiedere una cosa, spostare forse un po' adesso il livello del nostro ragionamento, ma nella concezione di come siamo fatti, di quello che è il nostro cammino, non è che l'uomo viva se stesso un po' separato dall'insieme, e quindi questo in qualche modo, questa percezione, siamo veramente separati ognuno di noi, oppure in qualche modo invece facciamo parte di un'unità e abbiamo un cammino nostro all'interno di un puzzle unico? Caro Alviano, è un'altra domanda da 100 punti anche questa. Oh, oddio, è interessante la domanda. Allora, vorrei rispondere sempre con semplicità, facendo riferimento a una frase di Madre Teresa di Calcutta. Io ho letto una volta che lei ha scritto che noi siamo una goccia in un oceano, che è la vita, che è il mondo, l'universo, e lei diceva che l'oceano senza quella goccia non è più lo stesso. Ed è una frase che mi ha toccato, molto profonda, molto interessante, ma poi nel tempo, rivisitando, l'ho detto, sì, però io davanti a un oceano, in effetti, non ho mai visto una goccia. Cioè, per me l'oceano non è fatto da tante gocce, l'oceano è uno. E qui certo, si può aprire veramente un mondo qui, voglio dire, perché ognuno ha il proprio credo, e non parlo solo di un credo religioso, però di un credo, di un vissuto, no? Che diventa poi un credo, diventa un modo di vivere, un modo di sperimentarla la vita. Io credo che oggi, se siamo qui in questa terra, siamo in questa terra come individui, e come individui abbiamo un corpo fisico, il corpo fisico è per forza in qualche modo separato, dà l'impressione di separazione, perché ha i sensi ci separano dall'ambiente, per forza, perché devono leggere l'ambiente, e quindi vuol dire che c'è contestualmente l'idea che siamo un po' separati, e questi sensi ci permettono di avvicinarci, comprendere l'ambiente, per poi avere un miglior adattamento di comportamento per rispondere a questo ambiente. Però in realtà poi noi siamo corpo fisico, ma siamo un corpo emozionale, c'è un corpo spirituale, se vogliamo dividerlo didatticamente l'essere umano, no? Anche se in realtà non siamo divisibili così, no? Ma è proprio il contesto dell'insieme che ha un valore aggiunto e che ci permette di essere tutt'uno con l'universo. Solo che la difficoltà è che molto spesso stiamo più tempo nel nostro corpo fisico, con i nostri disagi fisici, e un po' meno già nel mondo emozionale, anche se il mondo emozionale condiziona molto quello fisico. Il problema qual è? Che l'aspetto spirituale oggi
si dà poco valore, perché è poco contattabile, perché il nostro vivere quotidiano, la nostra società è molto materialista, e ci continua a spingere verso il basso, dentro questo corpo fisico, dentro poi questa, tra virgolette, questa scatola che ci chiude e ci limita un po'. Quindi noi siamo, credo, allo stesso tempo, se guardiamo l'aspetto basale, basico del corpo fisico, effettivamente siamo nella separazione. Però potremmo dire che questa è solo un'illusione, che se noi andiamo al di là del corpo fisico e andiamo in quello che è la nostra parte emozionale e spirituale, beh, a quei livelli lì il corpo fisico non ha più quella consistenza che ha sul piano della materia. E quindi sicuramente quando andiamo a un livello superiore, che non è migliore, non è superiore perché è meglio, superiore perché è un livello che vibra a una condizione diversa, e beh, lì è più facilmente comprensibile e percepito invece il fatto veramente che siamo un tutt'uno. Io credo che ognuno di noi abbia avuto una volta la possibilità di sentirsi un tutt'uno, se non con un altro essere umano, quantomeno con la natura, sentirsi esattamente, non so, davanti a un tramonto piuttosto che a un sole che sorge, sentirsi completamente integrato dentro questa meraviglia. Io credo e spero che tutti abbiate fatto questa esperienza, perché io l'ho fatta, dura attimi, dura poco, non dura tanto, ma il fatto di averla sperimentata, l'importante è questo: quando tu hai sperimentato una cosa, vuol dire che quella è reale per te. E se è reale una volta, lo può essere una seconda, una terza, una quarta, la difficoltà è solo dirsi come faccio a ritrovare quella energia, quella sinergia, quell'integrazione meravigliosa che ho vissuto in quel momento. È tutto qui. E credo che la coscienza, la conoscenza e la coscienza sia veramente un grosso aiuto per accedere a questa opportunità di comprendere che forse nel profondo della nostra vita, unendo fisico, emozioni e spirito, noi siamo veramente un tutt'uno con l'universo e non c'è separazione, cioè siamo veramente quell'oceano dove in quell'oceano non ci sono tante gocce, c'è solo uno, l'oceano è uno. Didatticamente poi diciamo però l'acqua è fatta da gocce, però se noi prendiamo una goccia, la goccia è fatta da altre piccole gocce e andiamo nell'infinitesimamente piccolo e ci perdiamo in quell'infinito che non ha nessuna fine. Senti, intanto grazie di tutte queste informazioni. Noi adesso siamo un po' al limite con il nostro tempo. Io so che tu organizzi anche seminari, fai conferenze, e per chi fosse interessato ad approfondire queste tematiche, a cercare di imparare a leggere la propria vita, la propria salute, la propria, tra virgolette, malattia, quindi in modo diverso, tu puoi darci dei riferimenti, puoi dirci un po' come è possibile contattarvi, che cosa fate? Sì, sì, grazie Alviano di questa opportunità. Noi siamo un'associazione che da anni lavora in questi ambiti qua. Una nota potrebbe essere il sito, da andare lì a vedere, a curiosare che cosa facciamo, per chi fosse interessato a approfondire. Allora, il sito è www.amicidelpiccoloprincipe.org. Noi, chi vuole accedere, chi vuole andare a venire a curiosare, avrà la possibilità così di entrare nel merito di quello che stiamo facendo, e tra le cose che stiamo facendo proprio questo percorso di consapevolezza rispetto appunto a questa malattia, che la si può guardare come un dono veramente al servizio della coscienza, per uscire da questa paura, per uscire, perché è la paura che ci separa veramente, come dicevi tu. Più siamo nella paura e più ci isoliamo, perché il sistema entra in una condizione di automatismo, di sopravvivenza. Ma noi esseri umani non siamo venuti qua in questa terra sicuramente solo per sopravvivere, ma per vivere. E la vita ha a che fare con le proprie scelte, e le scelte le possiamo fare non quando siamo nell'automatismo legato alla paura, perché l'automatismo legato alla paura ci permette solo di sopravvivere, e la paura, se fa 100, non ci permette di scegliere, ma entrare in una conoscenza in cui la malattia è un dono. Io questa opportunità, se quando me la do, sento che la paura diminuisce, è presente, ma è diminuita quel tanto che mi basta di poter accedere alla mia coscienza e di poter scegliere cosa fare del mio cammino, malgrado questo cammino sia difficile e impestato un po', tra virgolette, da sintomatologie e malattie.
E allora Carlo, grazie molte della tua partecipazione, delle informazioni che ci hai dato, da qui ti mandiamo un grande abbraccio, a risentirci in futuro e ancora grazie molte. Ricambio con gioia un saluto a tutti e un abbraccio a tutti, grazie ancora. Ecco, allora abbiamo salutato Carlo Canistraro, lo ringraziamo sentitamente per questo punto di vista particolare su questo tema sul quale tutti siamo un poco particolarmente sensibili. Io saluto tutti quanti, vi ringrazio dell'attenzione e passo la linea a Massimo Bonella. A te Massimo. Sì, grazie ad Alviano, che tra altre cose ora ti sento anche molto bene. Sono le 19.54, ecco un saluto al tuo ospite. Allora concludiamo con un aggiornamento delle notizie. La Corte di Strasburgo ha chiesto all'Italia di prendere il prima possibile tutte le necessarie misure per assicurare alle persone a bordo della Sea-Watch cure mediche adeguate, cibo e acqua, oltre che tutela legale per minori non accompagnati. A renderlo noto è stata la stessa Corte, che non ha però accolto la richiesta dei rappresentanti della Sea-Watch di ordinare all'Italia lo sbarco. Poi vi ricordo anche delle novità per quanto riguarda la, potremmo chiamarla così, la pagina dello spettacolo. Con l'ufficio stampa in collaborazione con l'ufficio stampa della collega Luisa Trevisi vi segnaliamo spettacolo teatrale Ginettaccio domenica 3 febbraio alle ore 17 presso il centro polifunzionale Vidor in via Palladio 1 con Giovanni Betto e Paolo Perini. Quindi vi ricordo Avido domenica 3 febbraio alle ore 17 e l'ingresso naturalmente è gratuito. Sulla nostra testata vi segnalo solamente due cose rapidamente. La prima, che è la crisi delle RTV locali, ci sono delle novità, potrete sentire alcune dichiarazioni a Telesirio del presidente della REA Antonio Diomede e dopodiché l'approfondimento di Margherita Furlan, La Freccia, molto molto importante, e tante altre cose interessanti. Abbiamo parlato anche del giorno della memoria in apertura del nostro programma in testa a Pianeta Oggi Eventi nel Mondo il 27 gennaio, altresì abbiamo accennato a quelle polemiche che a volte vengono fatte, anzi no, a volte spesso purtroppo ed è vergognoso, all'interno di questa giornata dove si dice che gli altri olocausti non gli si ricordano a dovere, ed è giusto, diciamo, far emergere questo problema, perché tutti gli olocausti devono essere fatti portati in primo piano, fatti ricordare con trasmissioni di approfondimento speciali del giornale radio o dei TG, però ecco, quando possibilmente ricordare questa cosa qui magari fuori del giorno del 27, se non altro per rispetto di tutti quei morti, perché è successo quella volta, veramente è successo l'inferno in Europa, forse anche peggio. 19.57, ringrazio la Radio Centrale per tutta la collaborazione, anche per i salti mortali che ho dovuto fare per risolvere alcuni problemi tecnici, Rosario Moreno, la nostra locomotiva delle radio e delle trasmissioni. Grazie anche a voi gentili ascoltatori che ci avete seguito. Da Massimo Bonella l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science.